guerra totale tra Barbara D'Urso e Fabrizio Corona. L'ultimo capitolo, però, è tra i più pesanti di sempre, con delle dichiarazioni da parte dell'ex re e dei paparazzi che sicuramente continueranno a trascinarsi a lungo. Non ci ha pensato due volte ed è andato sul pesante. Il tutto, ovviamente, va in scena tra TV e social. Lui l'ha accusata verissimo di aver strumentalizzato l'ex Nina Morica Grande Fratello per fare audience. Lei ha replicato a Domenica Live di non avere alcuna intenzione di parlare di lui, facendo riferimento a vecchie ruggini. In tutta risposta, Corona ha lanciato una successiva scoccata su Instagram Stories. Se non avessi la coda di paglia, nei confronti di quasi tutto il mondo dello spettacolo e sai di cosa parlo, non ti saresti giustificata così più e più volte. PS. Hai fatto ore e ore sulla mia persona, sul mio caso, e lo hai fatto senza sapere nulla. Studia. Prendi in mano un oggetto che si chiama codice penale. Sai cos'è? Studia. Dimenticavo. Il mio nome è Fabrizio Corona, figlio di Vittorio, uno dei primi che ti ha dato popolarità e da mangiare. Quest'ultima frase è tutt'altro che casuale. Pochi ricordano infatti che diversi anni fa la conduttrice lavorò con il padre di Fabrizio. Continua a leggere dopo la foto, nato nel 1947, e scomparso dopo una lunga malattia nel 2007, Vittorio Corona è stato un noto giornalista che ha iniziato la sua carriera a L Quotidiano La SICILIABI, Catania, dove lavorò il padre Aurelio, nonno di Fabrizio. Trasferitosi a Milano, ha lavorato presso la casa editrice Rizzoli, prima come caporedattore di Novella 2000 e poi come vice direttore del SETTIMANAL e Annabella, e quindi in Mondadori come direttore di Grazia. Dopo è sbarcato, Nuova Eri. Casa editrice di ELLA Rai, dove ha fondato e diretto per anni il MENSILIMODAFIE. Nel 1992 il passaggio a Mediaset, con l'incarico di dare un restyling in chiave giovanile al TG Studio Aperto. Dopo poco più di un anno, però, Corona ha abbandonato Fininvest per divergenze con Silvio Berlusconi, passando poi alla voce di Indro Montanelli. Continua a leggere dopo le foto, chiusa parentesi tonda, morì a soli 59 anni. Cosa c'entra con lui la D'Urso? La sua collaborazione con Vittorio risale al periodo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Lei era già una nota attrice su grande e piccolo schermo e una conduttrice di diversi programmi estivi. All'epoca, Barbarella ha avuto una breve parentesi giornalistica, lavorando proprio per le riviste mensili MODA e Ping di cui Corona SR era direttore. Tuttavia, la partecipazione ad alcune pubblicità per la carta stampata si è rivelata deontologicamente incompatibile con la professione di giornalista, tanto che la D'Urso è stata radiata dall'albo. Per capire invece la ruggine tra la D'Urso e Fabrizio Corona, è necessario fare un altro salto indietro, quando l'allora re dei paparazzi trattino d'Unione, non ancora finito in carcere, fotografò il figlio della conduttrice con una sigaretta rollata, insinuando che fosse uno spinello.
Continua a leggere dopo le foto, sembra che Carmelita non abbia mai superato quell'affronto, tanto che tra i due ci sono anche cause legali in corso. Sono una mamma, se mi toccano mio figlio io uccido, ha dichiarato con forza a Domenica Live. Eppure, nel 2015, la conduttrice si era detta pronta a PRDONARLOE a parlare ancora di lui, in seguito a una lettera che lo stesso Corona le inviò dal carcere. Vorrei che tornassimo al rapporto di un tempo, al momento in cui mi volevi bene e permettevi a me di volertene. Non è chiaro, dunque, se in questo lasso di tempo è accaduto qualcosa per cui i due sono tornati a farsi la guerra, con più forza di prima. Ti potrebbe interessare anche,